mi avvicinai a Fra, un'altra guardia, e chiesi: senti, che ne sarà di Mamù? Mi dovrebbe in casa. E continua il dottore: io non so che cosa avreste fatto. Potrei raccontare storie e dipingermi come eroe, vuol dire che lo minacciai con una storia. Niente di tutto questo. Non ne parlano più, semplicemente questo. La sorte dei bambini era già segnata. Se avessi fatto l'eroe, i bambini avrebbero vissuto qualche giorno di più. Niente altro. Volevo però quantomeno cercare di rendere la loro fine un po' meno dolorosa. Per questo, ad uno, mi attorno della morfina. E per far credere che mi stavo vaccinando, usavo sempre una stringa nuova. Flam entra e ordina: dai bambini, svestitevi, andiamo a fare la doccia. E racconta Trebeschi. Gli adesamo per terra e li coprivo con i loro vestiti. 6 o 7 di loro erano più casini. Fram prese il ragazzo da vicenda, quello più debole. Lo portò in una stanza non lontana. Vide una corda attaccata ad un gancio. Fram mise il bambino semi-addormentato nel cappio e tirò con tutta la sua forza. Il dottore esce, racconta che lascia l'edificio di pure lo sedame e dice: camminai a casa. Dentro, a due alla volta, Yao e Fra iniziano a indicare. Tutti i bambini, quelli più grandi a un tubo, quelli più piccoli a un gancio, al processo di Rambo.